Mario Tozzi è un pittore italiano che vive a Parigi da molti anni. Anzi, si può dire che la sua arte si sia formata e maturata nell'area parigina. Decano dei pittori italiani, è nato a Fossombrone, vicino Urbino, nel 1895. Ha studiato a Bologna con Morandi e Licini, ha vissuto fino all'inizio degli anni 20 a Suna, sul Lago Maggiore, trasferendosi poi a Parigi, dove è diventato amico dei maggiori artisti dell'epoca, da Zadkin a Giacometti, da Magnelli a Leonor Fini a Picasso. A Parigi Tozzi è stato promotore del notissimo gruppo dei Sette, cioè dei maggiori pittori italiani operanti in quegli anni nella capitale francese, e cioè Campigli, De Pisis, Paresce, Savinio, De Chirico, Severini. Gruppo che assurse a larga fama internazionale fra il 1920 e il 1930. Il grande critico e filosofo spagnolo Eugenio d'Ors così ha scritto di Tozzi: nelle grandi epoche barocche, i desideri più profondi, le concupiscenze più segrete degli uomini gravitano inevitabilmente verso l'innocenza. Essi la sognano come un paradiso perduto. Oggi Mario Tozzi vive e lavora a Parigi, dove è uno dei pittori più famosi. L'abbiamo incontrato nel suo studio, lungo la Senna, nei giardini e nei caffè. E in questa esauriente e esclusiva intervista, a cui, malgrado la malattia, si è assoggettato con la sua consueta generosa gentilezza, Tozzi ripropone le tappe più significative della sua vita e della sua arte. Viene così fuori un personaggio straordinario, semplice, timido, umano, ma nello stesso tempo orgoglioso del suo lungo, faticoso magisterio di pittore. Sono nato a Fossombrone, nelle Marche, ma ci ho abitato solo fin verso l'età di 4 anni, perciò di quel paese non ho che pochi e chiari ricordi. Ricordo vagamente un prato verde, un pozzo antico, degli uomini intenti a vuotarlo per ritirarne un cane annegato, dei falò alla sera, specialmente le sere dove si festeggiava il santo locale, ma non ricordo altro del mio paese. Mio padre era medico, concorse a Suna, sul Lago Maggiore, e da allora non ho avuto più notizie di Fossombrone. È stata una grande meraviglia, una grande sorpresa per me la scoperta del Gran Lago, delle barche, dei battelli. Ero bambino, avevo 4 anni, e perciò tutto era fonte di meraviglia e di sorpresa. Perciò io francamente mi sento un cittadino sunese, perché da allora, tolto il periodo degli studi, non ho più lasciato quel paese nella mia giovinezza. Amavo molto questi grandi spazi di acque e di cielo, sempre mutevoli e vivi, ove una semplice nube bastava a trasformare il paesaggio. Invece qui, dove ora mi trovo, non vedo che un gran muro che ha un sapore di prigione quasi, benché ai piedi di questo ci siano dei bellissimi alberi e un bel prato verde che è riconfortante. La mia vocazione per la pittura si è dunque maturata e svolta a Suna, dove vedevo spesso degli stranieri, inglesi specialmente, che dipingevano per diletto ritraendo degli angoli del paese. Pensai che questa fosse una cosa bellissima da fare, pensai che quello doveva essere il mio mestiere. Dietro ognuno di questi dilettanti c'era sempre un marmocchio che non li lasciava mai. Questo marmocchio ero io, ero incollato alle loro calcagna e dal primo segno all'ultimo osservavo il loro lavoro. Così nacque in me, io credo, la passione per la pittura. Finalmente mio padre e i miei genitori si decisero a seguire la mia vocazione e mi permisero di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti di Bologna, dove avevamo dei parenti. E all'Accademia di Belle Arti di Bologna, appunto, che feci i miei corsi regolari e conobbi Licini e Morandi, che frequentai poi anche in seguito, naturalmente. Verso il 1920 sposai una studentessa francese che avevo conosciuto
in villeggiatura sul Lago Maggiore, che mi consigliò, anzi mi spinse a stabilirmi a Parigi, ove secondo lei il mio talento, la mia attitudine alla pittura avrebbe potuto svolgersi e maturare pienamente. Assuna, col mio temperamento piuttosto schivo e solitario, malato di una timidezza assurda che mi perseguitò fino all'età matura, non sarei esistito. Non posso dire di essermi inserito bene nel nuovo ambiente. Non mi sono mai inserito, in realtà, in nessun ambiente, perché sono sempre vissuto e vivo tuttora in solitudine. E come sia riuscito, in queste condizioni, a farmi un nome è un po' un mistero anche per me. Abitai in un primo tempo in piazza San Germain des Prés, un posto bellissimo, davanti alla chiesa, dove veramente mi fece molto piacere, fece molti quadri in quel posto. Quadri dalla finestra, ho fatto il nudo contro luce che fu esposto al Salon d'Automne, il gran nudo che attualmente è esposto a Roma e che si intitola Dopo il bagno e che ebbero molto successo nelle prime esposizioni alle quali partecipai. Avevo cominciato a partecipare ai grandi salon annuali parigini e con mia sorpresa fui subito notato. Feci anche alcune esposizioni particolari in seguito e ad una di queste Picasso la visitò e si innamorò della mia pittura, mi volle conoscere, parlò col mercante e mi incontrò. Mi invitò al suo studio e lui, il grande maestro, ad un giovane assolutamente sconosciuto che capitava a Parigi per la prima volta, ebbe l'onore di invitarlo nel suo studio, dove durante un intero pomeriggio gli mostrò tutti i suoi quadri, dal più piccolo schizzo al più gran quadro. Dico, tutto un intero pomeriggio, faceva caldo, sudava, eppure tutto il pomeriggio era trascorso con me in questa maniera. Come nacque il gruppo dei Sette di Parigi? In quel periodo l'arte italiana era totalmente ignorata e squalificata a Parigi. Malgrado la meteora modigliani, che consideravano francese, e ciò mi urtava profondamente, tanto più perché constatavo che i pochi italiani degni del nome di artisti che qui vivevano ed esponevano lo facevano sotto l'etichetta francese, al contrario degli artisti stranieri e di altre nazionalità che conservavano intatte le loro caratteristiche e il loro spirito e contribuivano in tal modo a rendere più viva e più varia la scuola di Parigi. La tendenza dominante era nordica e slava. Ma il nostro caro Mediterraneo, fonte di luce e di bellezza, non esisteva dunque più? Esisteva, ma occorreva sottolinearlo. Aveva pur sempre anche lui una sua visione da proporre. E fu così che pensai di riunire in gruppo quelli che mi sembravano i pittori italiani più validi di Parigi, i pittori della luce, che pure è il suo mistero, in contrapposizione con l'espressionismo nordico e dell'est. Faticai non poco a persuadere i miei colleghi a presentarsi uniti nella loro qualità di italiani, temendo reazioni negative, ma in realtà non fu così. Parigi è grande per questa ragione, fummo compresi e poco a poco pienamente riconosciuti. I giornali annunciarono le nostre mostre con questi titoli, L'Artur des Italiens. La battaglia era vinta, mai più si parlò della nostra arte con disprezzo e derisione. I nostri rapporti personali fra artisti erano cordialissimi, anche se ci si vedeva abbastanza poco. Come noto, il gruppo comprendeva artisti come Campigli, Severini, De Pisis, Magnelli, Paresce, Savinio e De Chirico. Io non uscivo mai di casa e se volevo vedere Campigli sapevo che a partire dalle 17 la sua abitazione era un dato tavolino al caffè del Dom. Ci si incontrava spesso la sera in casa di De Chirico, in quello di Savinio e spesso anche nella mia. Verso la fine degli anni 30, in pieno fervore creativo, quando il mio successo era al culmine, mi sono gravemente ammalato. Una serie di operazioni gravissime mi hanno praticamente eliminato dalla competizione artistica e da ogni attività. Ho trascorso lunghi mesi, posso dire anche anni,
in una stasi completa, diciamo così, quasi di incoscienza morale e operativa. Sono ritornato a Parigi nel 1970, sia per gli affetti familiari, ma anche per potermi dedicare alla mia attività artistica con più tranquillità. A Suna ero disturbato da troppe visite, sempre gradite, ma che interrompevano il corso del mio lavoro. Qui non ricevo praticamente nessuno, salvo gli amici di passaggio. Lavoro fra quattro mura di Zadorne, e se dalle finestre ho lo spettacolo dei tetti di Parigi, che pur non essendo interessante e surrealista, non vale quella del mio lago. Pure la luce vi è più carezzevole e dorata, meno linda, e mi conviene. Conviene i grigi che amo sempre di più. Credo anzi di poter affermare che questa di Parigi, per un pittore, sia la più bella luce del mondo. Quando nel corso dell'estate mi reco in vacanza del mezzogiorno, è un disastro e fatico parecchio a ritrovarmi. I miei maestri ideali, in primo piano, senz'altro, io pongo Piero della Francesca. Ma però, in linea generale, amo tutti i primitivi dal 200 in giù. È evidente, tuttavia, che quando dipingo non penso più a nient'altro che alla mia visione. Dimentico tutto in quel momento. Può dirci, maestro, brevemente qual è il suo mondo poetico? Il mio mondo poetico è un mondo un po' irreale, è un mondo parallelo alla realtà, ma che non è la realtà. È una realtà trasfigurata, geometrizzata, resa architettonica. Per esempio il nudo femminile, io lo concepisco, che è attratto molto in questo momento, lo concepisco unicamente come un'architettura, un insieme di volumi, di curve, di cubi, di sfere. Che mi interessa è l'architettura e la geometria in linea generale. Maestro, a questo punto lei deve confidarci una cosa. Si sente realizzato come artista? Caro Simoncini, lei mi pone una domanda un po' difficile. Ogni artista, lei sa, mira sempre lontano, molto lontano. Se non ci fosse questa speranza, questo sogno, nessuno credo che intraprenderebbe mai una carriera artistica. Poi si giunge alla metà, ai tre quarti, o qualche volta solo si rimane a un quarto. Bene, io nel complesso posso dire di essere soddisfatto. Sono soddisfatto con me stesso in primo luogo, che è quello che conta. Ma poi vedo che ho il consenso delle persone più autorevoli del mondo artistico attuale, le persone che stimo naturalmente. E ciò mi soddisfa ampiamente. Anche il pubblico del resto mi segue molto favorevolmente. Anche in Italia? Anche in Italia, sì. Lei adesso, caro Simoncini, vuole che dica ancora qualcosa su come sono nati alcuni dei miei quadri più noti. È sempre difficile sapere come nasce un quadro. Dipende quasi sempre da circostanze indefinibili e comunque vediamo un po' di precisare. Autoritratto del 1915, è stato eseguito a Bologna nel periodo dei miei studi alla locale Accademia di Belle Arti. I due grandi dipinti gemelli, La toilette del mattino e Dopo il bagno del 1922, furono le due opere più importanti da me eseguite nei primi anni del mio soggiorno parigino, eseguite nel mio appartamento di Rue de Rennes, quando abitavo di fronte a Saint-Germain-des-Prés, proprio di fronte all'omonima chiesa, ed esposte entrambe alla Biennale di Venezia prima e nei Salon parigini poi. In Dopo il bagno, la donna ignuda che si solleva la tendina della finestra lascia proprio intravedere la piazza con i passanti e nel fondo il giardinetto, la chiesa. Si tratta di un dipinto molto costruito e ove ogni cosa è resa quasi scolpita. La brocca e l'asciugamano a terra sembrano di marmo addirittura. In Femme et Enfant del 27 siamo già lontanissimi da quella visione delle cose
è già in atto un allontanamento dal reale ed un manifesto interesse per il gioco e l'equilibrio dei volumi in uno spazio già astratto e surreale. Nel Mannequin et Coquillage, molti sono i dipinti eseguiti di questo sapore. Degli oggetti concreti vivono in uno spazio che non è più. In personaggi d'autori, l'ispirazione pirandelliana si scorge riflesso in uno specchio, un pittore seduto di fronte al cavalletto in attesa dell'ispirazione, ed in primo piano delle figure umane che si propongono alla sua attenzione per vivere nella sua opera. La stessa spiegazione vale anche per l'Usine des Songes. Vedi l'atelier dove l'artista prima immagina e poi crea. Venus et ses incarnations è un quadro chiaro e non ha bisogno di commenti. Da una parte Venere, circondata da una luce irreale che approda dal mare in una grande conchiglia. Dall'altra, i busti delle donne che nei tempi hanno incarnato il suo mito. In Mirage, uno dei miei quadri più cari e che sempre ho voluto conservare, quando l'esposi, il grande mercante d'arte Rosenberg si precipitò nel mio studio esclamando al Salon d'Automne «Il n'y a qu'un tableau, le vôtre!» In questo quadro due figure si propongono con grande evidenza plastica a chi guarda. Realismo sembrerebbe tutta prima, ma poi l'ambiente surreale diviene dominante. L'unità di tempo e di luogo sono sparite, sommerse. Il cielo, il mare ed una seconda figura di donna irrompono nell'ambiente da non si sa dove. Nel pittore, al contrario, tutto è sicuro, misurato, calcolato, equilibrato. Molta valutazione degli spazi. Venere è amore, è invece una composizione plastica inserita in un ambiente surreale. Il grande dipinto Pause nell'atelier, eseguito alcuni anni più tardi, verso il 1935, è importante soprattutto per la ricerca tecnica. Adottando metodi antichi, è stato dipinto con una robusta tempera al giallo d'uovo e ultimato con sovrapposizioni leggere di colori ad olio, vernici e essenze. Il risultato è l'inalterabilità di questi colori nel tempo. Oggi naturalmente ho accantonato tutte queste tecniche elaborate che poco dicono e che poco servono ai bisogni degli artisti attuali. Ora il quadro lo si vuol vedere crescere e vivere rapidamente. Un pasto un po' lungo e faticoso lascia perplessi e spesso al fare si preferisce il suggerire per dar modo a chi guarda di collaborare e di entrare nell'opera. La mia pittura attuale è molto sintetica ed essenziale. Le braccia delle mie figure sono sparite o spesso sono sparite, come quelle della Venere di Milo, che pure così, senza braccia, è sempre bellissima e non se ne lamenta. Neppure le mie figure se ne lamentano. Dove mettere quelle ingombranti braccia?
Bene o male, caro Simoncini, credo di aver risposto alla sua curiosità e di aver fatto conoscere un po' meglio la mia opera a un maggior numero di persone che, voglio sperarlo, amano ancora la poesia e la bellezza.